ci sono lì? Sì, ci siamo lì. Ok, quindi io cosa faccio? Parlo lì, intanto faccio la performance qui, però? Esatto, no, tu parla normale. Ti farò la performance qui, no? Sì, la facciamo un po'. Ah, ok. Però prima facciamo l'apertura del video. Ah, ok, sì, ho capito. Ciao a tutti ragazzi, come state? Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua con un nuovo tutorial di un gioco matematico con lo zio Hyde. Fighissimo. Un gioco strafigo che adesso ci farà vedere e poi ce lo insegnerà. Sei pronto? Sì, vai, vado. Questo gioco. Bene, Jack. Come visto in questo effetto abbiamo bisogno di due mazzi. Sì. Uno un po' più piccolo dell'altro. Ok. La particolarità di quello piccolo è che ci sono solo 6 carte e soprattutto sono tutte carte di picche. Perfetto. Ok. 6 carte di picche. Ma ora non preoccupiamocene, vedrai dopo. Ok. La cosa bella di questo mazzo, che ovviamente ha tutte carte diverse, sì, è che può essere mischiato, quindi fai un bel miscuglio all'americana. Voilà. E in questo modo tu avrai messo tutti i semi all'interno del mazzo a caso in punti qualsiasi. Sì. Perché ho detto proprio semi? Perché per questo effetto noi andremo a vedere tutti i cuori all'interno della mazza. Ok. E andrò a prendere i primi 6 cuori che incontrerò scorrendo le carte. Perfetto. Quindi vado lento. Asso. Asso, prima asso, carta sì, che vedo. 4. 4. 2. Ok. 8. 5. Siamo a 5, ne manca una. 7. Subito, ovviamente, potevi sì. mettere le carte come volevi, hai mischiato. Sì, mischiato. Perfetto, quindi 1, 4, 2, 8, 5, 7. Sì. Qua abbiamo sempre avuto le carte di picche, no? Sì, sì. Lì fin dall'inizio. Ma per rendere tutto ancora più casuale, sì, ti chiedo anche di far finta di avere un dado, quindi avere una scelta tra l'1 e il 6, sì, e dirmi un numero compreso tra l'1 e il 6. Ce l'ho tu qua. Vai. Il 4. Il 4? Perfetto. Guarda. Ok. Vado a prendere una calcolatrice, la calcolatrice del mio telefono, sì, e vado a scrivere questo numero, okay, su cui ti sei fermato, quindi 1, 4, 2, 2, 8, 8, 5 e 7, sì, e lo moltiplico per il numero che mi hai detto tu, per qualsiasi, quindi 4. Per 4, il numero che esce è 5, 7, 1, 4, 2, 8, ok, le picche sono sempre state qui, ma ti uccido. Faranno esattamente 5, 7, 1, 4, 2, 8. Bellissimo! Bello, 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 bello. Fico, molto fico, figo, stupendo. Ce lo insegni? Va. Sì, va. Bene ragazzi, eccoci al tutorial. Allora, per prima cosa avete bisogno di andare a prendere le 6 carte di picche che ho usato appunto nel video. Quindi il 5, il 7, l'asso, che sarà appunto un 1, 4, 2 e 8. Queste carte ovviamente saranno fisse. Le altre carte che invece dovete andare a prendere sono l'asso, il 4, il 2, l'8, 5 e il 7 di cuori. Vi svelo subito che la cosa particolare è che moltiplicando questo numero per un qualsiasi numero che esce nel dado, quindi dall'1 al 6, si otterrà sempre un risultato che è una combinazione di queste carte. Per farvi capire, io già che abbiamo scritto questo foglio, qua è scritto un po' male, ma è 4, 2, 8, semplicemente c'è stato un errore. E come vedete, ogni volta che voi moltiplicate questo numero, quello delle carte di cuori, per un qualsiasi numero del dado, verrà una combinazione di queste carte. Ma ancora meglio, perché non è solo una combinazione, come vedete l'ordine non cambia mai, semplicemente le carte vengono messe un po' dopo o prima. Ad esempio questa che inizia dal 4, questa qua per 3, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Come vedete non è che voi dovete scambiare delle carte, semplicemente basterà tagliare il mazzo e metterle qui perché venga esattamente il numero che c'è qui. E così vale per tutti. Ovviamente non c'è l'1, perché se si moltiplica per l'1 rimane il numero uguale, quindi se lo spettatore dice 1 semplicemente gli dite che per rendere il tutto più casuale è meglio moltiplicare per un altro numero, appunto per creare un numero diverso da quello di partenza. Bene, però queste carte come vanno sistemate? Dobbiamo vedere dove vanno messe invece le carte rosse. Le carte rosse andranno messe, queste 6 qui, in fondo al mazzo. Attenti però, non in quest'ordine ma invertendole, quindi invertite queste carte, avrete l'asso verso di voi, quindi che sarà poi sul fondo, e le mettete così, asso 4, 2, 8, 5, 7, così sul fondo del mazzo. Mentre con le carte di cuori che avanzano nel mazzo potete fare due cose. Una è ometterle completamente, quindi non metterle all'interno del mazzo, mentre l'altra è semplicemente metterle in cima. Io per comodità le tolgo perché sono sicuro così al 100% che l'effetto venga sempre senza strani inghippi. Tanto lo spettatore non riuscirà a percepire che questo mazzo ha meno carte, perché appunto le carte che mancano secondo lui saranno appunto quelle che voi avete nell'altro mazzetto piccolo. Vabbè, ma la cosa bella è che avendo messo le carte di cuori in questa posizione, lo spettatore potrà davvero fare un miscuglio all'americana in questo modo. Si può, volendo, mischiare anche una seconda volta, ed è per questo che io vado a togliere le carte di cuori dalla cima, perché mischiando anche due volte, la cosa bella è che andando poi a scorrere le carte dal fondo, voi avrete sempre asso, poi 4, poi 2, poi 8, poi 5,
e 7. Vi dicevo che io le tolgo perché mettendole sopra rischiate che andando a mischiare la seconda volta alcune di queste carte vadano a intrigarsi tra queste e quindi ovviamente l'effetto non vi viene. La soluzione è tenerle tutte e mischiare una volta sola. In quel caso, senza problemi, avrete sicuramente, partendo dal fondo, queste carte. A questo punto l'effetto è fatto perché potete, volendo, già andare a scrivere il numero sulla calcolatrice, quindi 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ora l'unica incognita che rimane è il numero che dirà lui. Ovviamente tutti andranno bene, ma attenzione, perché in base al numero che dirà voi dovrete gestire questo mazzetto in modi diversi. Infatti, ad esempio, ora in quest'ordine col 4 in cima, andando appunto a rivedere il foglio, vediamo che siamo nel caso in cui lui appunto scelga il numero 3 uscito dal dado. In base al caso quindi che capiterà, quindi in base al numero che dirà lo spettatore, noi dovremo adattare questo mazzo ovviamente alla combinazione corretta, e per farlo ci basterà in realtà tagliare finché non vediamo il numero che ci serve. Quindi ad esempio per 6 sappiamo che alla fine c'è un 2, taglierò quando c'è il 2 e in questo modo 8-5 riuscirò a fare questa combinazione, così via per il 4, per il 2, per il 5. Un modo semplice per ricordarsi quale numero dovrete vedere in fondo perché sia giusto è, prima di tutto, se lui dirà un numero pari, quindi 2, 4, 6, in fondo ci dovrà essere un numero pari, e la cosa bella è che sarà esattamente il numero pari che corrisponde al doppio del numero detto, quindi 2 sarà un 4, 4 sarà un 8 e 6, che fa 12, sarà un 2, mentre con gli altri due che avanzano, quindi 3 e 5, è semplicissimo perché il 5 avrà sotto un 5 e l'ultima carta che avanza è l'1, che corrisponde al 3. In questo modo sarà anche più facile, se volete fare questo effetto, ricordarvi le varie combinazioni senza pensarci troppo. Il tutorial, ragazzi, finisce qui, quindi potete ora divertirvi a utilizzare questo effetto matematico ovunque, amici, parenti, a chi volete. Quindi, ragazzi, questo era il gioco. Grazie mille per averci insegnato la tecnica assurda. Ho scopato gli archivi. Seguite Aida sul suo canale, che fa sempre sempre belle cose. E noi ci vediamo al prossimo video. Se volete vedere gli altri tutorial, vi lascio qua sopra. E basta. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.